l'antico macello di Contrada poi a Palazzolo. Sindaco, qualcuno l'ha accusata di essere stato superficiale in questa convenzione firmata con l'ex provincia. Lei che ne dice? Perché superficiale? Io non ho letto queste accuse, ma oggi si viene accusati di tutto, quindi c'è sempre un pretesto per accusare, per additare qualcosa. Quindi superficiali su che cosa? È stata firmata una convenzione con il libero consorzio, un libero consorzio che aveva ultimato, collaudato questo frigomacello. Il Comune di Palazzolo ha firmato la convenzione per la gestione, ma da una verifica fatta dall'ASP ci viene confermato il fatto che il frigomacello non si può aprire se non viene fornito di un depuratore. Quindi un frigomacello senza depuratore è come una casa senza water. Quindi il depuratore si deve fare, il Comune di Palazzolo crede. Farà adesso un bando cercando il partner, quindi delle ATI, delle associazioni di imprese che possono essere locali, sicuramente ci auguriamo che possano essere locali, ci chiediamo perché non è stato fatto il depuratore, qualcuno ce lo dovrà. Quanto è costato, sindaco? Lei lo sa sicuramente. 4.530.000 euro, questa è la cifra del costo del frigomacello, che doveva essere completato, ma di fatto non lo è stato. Uno spreco o no? Questo non lo so dire, riguarda i tecnici, riguarda chi ha valutato, chi ha collaudato, chi ha appaltato, chi ha progettato. Quindi al committente soprattutto, che era l'ex provincia, e il Comune di Palazzolo crede, diciamo, su questo non ne dovremmo essere fruitori, ne deve essere fruitore il territorio, le aziende locali, per un rilancio dell'economia, della zootecnia soprattutto e dell'agricoltura. Noi speriamo comunque di portare avanti questo progetto, non siamo dei gufi, non gufiamo contro. Su questo frigomacello c'è stata tanta speculazione. Però le cose che si devono dire si devono comunque affermare, perché se mi si chiede il perché non si riesce a fare un bando, la verità è questa, perché non esiste, sono state fatte delle ipotesi alchemiche ma che non possono essere praticate. Noi speriamo di completare l'opera, di recepire un finanziamento comunque per fare un impianto di biogas o quantomeno di dotare di impianto di depurazione, ma sono tempi lunghi e non sono tempi brevi, e quindi mi chiedo, dopo aver speso, dopo una spesa di 4.530.000 euro, mi chiedo se quest'opera non doveva essere fruibile sin da subito.